Stato Quotidiano, a termine di questa splendida mattinata, ha voluto dare voce, da voce alla consigliera Lucia Triggiani, che ci ha chiesto gentilmente 2 minuti di tempo. Buongiorno consigliera. Allora, naturalmente lei vuol parlare di quella che è la prevenzione, visto anche il suo tipo di lavoro, giusto? Certo, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare personalmente, a nome di tutte le donne, l'associazione che ha organizzato e che organizza questo evento, questa manifestazione, questa campagna di sensibilizzazione, affinché questo dramma venga preso realmente in considerazione. Però io ho da dire qualcosina. Bisogna sensibilizzare soprattutto la sanità che in questo momento non dà risposte a chi vuole fare screening per la prevenzione, ma anche a chi ha problemi più seri. Io personalmente lavoro in un ospedale e sono proprio agli sportelli del CUP, del Centro Unico di Prenotazioni. E sinceramente, se qualcuno in questo momento viene a chiedermi una data per una mammografia, gli posso dare la data zero, perché non esiste, non ci sono agenti aperti. Ma a causa del Covid o per qualche altro motivo? Assolutamente no, perché? Perché comunque le date per questo tipo di esame sono così lontane che realmente una persona, se ha un problema serio, forse non riesce neanche ad arrivare a termine. Questa non è certo una buona notizia. No, assolutamente no. Allora, anche nelle altre, nelle altre strutture, so che ci sono date a un anno, a 2 anni. A Manfredonia attualmente è già tutto pieno, tutto quest'anno, e non ci sono le nuove date. Quindi per parlare di prevenzione, per cosa? Cioè, per fare cosa? Se poi alla fine non ci sono i mezzi per poter metterli in atto. Io chiedo alla regione, all'assessore regionale, di intervenire su questa cosa qui, su questo problema. Io chiedo di mettere a disposizione unità operative, ci vogliono medici. E non è solo adesso per il tumore al seno, ma ci sono tante altre patologie, come il cancro alla colon. Ci vuole un anno per fare una colonoscopia. Quindi di che cosa vogliamo parlare? E certo, queste malattie un anno di tempo non lo danno a volte. No, ma non ci sono neanche delle corsie preferenziali per quanto riguarda persone che hanno al momento un problema molto più grave, molto più serio, che c'è un sospetto serio di questa, che si possa venire a formare questa malattia, che possa essere un tumore. E quando si parla di date, quando vengono ai nostri sportelli, noi non riusciamo a dargli una data immediata, nell'immediatezza. Ci vuole un anno, ci vogliono 2 anni, non ci sono date. Cioè, veramente parliamo di una cosa raccapricciante. La salute è il diritto di tutti e noi dobbiamo provvedere a questo. La sanità regionale, la sanità nazionale, basta con i tagli. Devono assolutamente potenziare le strutture ospedaliere sanitarie e soprattutto anche quella di Manfredonia, perché noi abbiamo un indotto di 100.000 persone, quindi non si può far morire l'ospedale di Manfredonia. Ci servono i medici, ci servono gli strumenti. E noi potremmo, cioè si può fare, ci vuole solo buona volontà. Noi ringraziamo Lucia Triggiani che ha voluto dare questo messaggio. Scusate, sono forte arrabbiata. E chiaro proprio in questo sono giorno, arrabbiata. Sia come politica che come donna, in un giorno così importante come questo. Grazie veramente, grazie e buona domenica, e speriamo che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare. Speriamo. Grazie. In chiusura di intervista la consigliera Triggiani ha inteso aggiungere queste importanti parole, dopo a microfoni spenti mi ha detto: guarda, devo aggiungere questo importante messaggio. E allora continuiamo con l'intervista con questo appello. Allora chiedo fortemente di aprire le agende della mammografia, dando supporto e sostegno al medico che dirige quel reparto. Non si può creare questo disservizio e bisogna dare la possibilità alle persone di avere una data, perché è fondamentale che ognuno abbia a sua disposizione un servizio di questa importanza.
Grazie.